Questo è Zak, il mio lupo cecoslovacco. Con Shai, il mio pitbull, i due cani migliori del mondo. Qualcuno ha detto è bellissimo quello il mio video, perché c'è lui, ed è vero. Bravo. I nuovi comunisti, tra virgolette. Comunisti, tra virgolette. Quanto siete falsi, quanto siete ipocriti. Siete i degni eredi dei vostri avi. Badogliani fino al midollo. Avete sostituito le Clark, l'Eskimo e la Sciarpina rossa con i Rolex, i vestiti tutti griffati e i SUV spaziali. Siete artefatti come lo erano i vostri vecchi. Siete veri come la banconota da 80 euro che il vostro capo aveva promesso. E come i vostri antenati siete bandiera al vento, non avendo una né morale né etica a cui aggrapparvi, seguite il vento, come fecero i badogliani più di 70 anni fa. Che pena fate, catto comunisti solo per convenienza, vi mostrate con un finto buonismo mentre siete cattivi e viscidi come serpi, in chiesa tre volte al giorno, sempre pronti a pregare, ma con l'animo di chi è sempre pronto a fregare. Avete sempre nascosto il vostro misero essere con ipocrisie più o meno evidenti, facendovi scudo con slogan che non hanno più nessuna ragione di essere, ma li usate come ipocriti mantra, aggrappandovi a verità costruite ad arte, ma come sempre il tempo è galantuomo. Ed ora la terra vi viene a mancare, continuate, ed ora che la terra vi viene a mancare, continuate a fare i buonisti solo perché vi rendete conto che ne sta soffrendo il vostro portafoglio, perché da sempre solamente quello vi interessa. Le vostre patetiche barchette, le vostre ipocrite magliette rosse griffate sono solamente l'ultimo ridicolo tentativo, l'ultimo baluardo di farvi credere quello che non siete mai stati. I migranti, i bambini, le donne sono utili fino al momento in cui vi riempiono le tasche. Appena ottenuto il vostro becero scopo non servono più. E allora possono delinquere. Possono essere i nuovi schiavi sfruttati proprio da quelli come voi, dai signori e dalle signore arcobaleno. I nostri figli non trovano lavoro, se non nel ruolo appunto di nuovi schiavi. I nostri pensionati non hanno più dignità, le nostre famiglie vengono investite continuamente da messaggi destabilizzanti in cui vengono stravolte le più elementari regole, regole naturali, non imposte come voi vorreste che fossero per puri interessi di parte. La nostra economia distrutta e venduta come carne da macello, la nostra patria svenduta in nome di un progresso che solo il vostro portafoglio riconosce come tale. Tutto questo coperto da una patina di falso buonismo, pregno delle peggiori intenzioni. Voi siete i primi colpevoli di quello che sta accadendo. La vostra ipocrisia, la vostra falsa accoglienza sono solo il coperchio di coscienze sporche che riconoscono solo il denaro come unico loro Dio, ma non serviranno a punirle. E neppure i termini razzista, fascista, xenofobo, che tanto vi sono cari, con i quali continuamente ci appellate, serviranno a sdoganarvi dalle vostre responsabilità. La storia insegna che il tempo è galantuomo, la storia emetterà il suo giudizio. E io non so come finirà questa storia con Salvini, 5 Stelle, non mi interessa sapere. Ricordate solo questo: se l'odio tetro al tuo passar mi segna dito, risponderò senza voltarmi indietro e guardandoti negli occhi: io non ho tradito.